Sull'altopiano Selvino Aviatico sono in arrivo 3 giorni dedicati al ricordo della Scesopoli ebraica. Qual è l'occasione che vi ha portato ad organizzare tutte queste iniziative e che cosa proporrete? 3 giorni dedicati a Scesopoli e alla Scesopoli ebraica. 70 anni dall'anniversario, 3 giorni per l'altopiano Selvino Aviatico davvero importanti. Ritorneranno a Selvino, saranno circa una decina degli ex bambini ospitati nella colonia di Scesopoli, proprio a Selvino. In particolare le iniziative si concentreranno tra sabato e domenica. Quali sono gli appuntamenti più importanti? Proprio così, sabato mattina coinvolgeremo le scuole elementari e medie del nostro altopiano e accompagneranno proprio gli ex bambini dalla biblioteca, dove verrà allestito proprio il museo memoriale dedicato a Scesopoli, e tutti insieme arriveremo proprio in via Cardo, dove si trova Scesopoli. Sarà un momento di festa e sicuramente di forte commozione per tutti. Poi come prosegue la giornata? Nel pomeriggio, ricordiamo alle ore 17, nella nostra sala congressi che si trova proprio nel Palazzo Comunale, avremo in esclusiva dal Museo proprio di Gerusalemme un video dove verrà proprio proiettato i momenti in cui questi bambini giocavano all'interno di Scesopoli. Anche domenica una giornata ricca di iniziative, che cosa ci sarà? Si partirà direttamente alle 10 nella nostra sala congressi del Comune di Selvino, ci sarà il saluto agli ex bambini di Selvino, i discendenti racconteranno proprio le esperienze dal vivo di quei momenti. Nel pomeriggio, sempre nel centro congressi, dedicheremo la giornata alla musica. Insieme ai bambini e a tutta la comunità di Selvino, ascolteremo delle musiche di Rubén Medici, Caffè Odessa, rassegna di canzoni ebraiche, con Mira Camerini, Manuel Buda e Bruna Di Virgilio con il violoncello e il pianoforte. Domenica sera, infine, alle 7:15, presso il Parco Vulcano, dietro il Palazzo Comunale, avremo la cerimonia della fiaccola, dove verrà dedicato un albero, quindi verrà piantato un albero nel nostro Parco Vulcano, in ricordo proprio di questo 70° anniversario. E ci sarà anche il sindaco dei bambini di Selvino, per cui un momento emozionante.